Un'altra volta abbiamo visto il concetto di relazione e come si definisce una relazione tra insiemi. Quindi servono due insiemi, A e B, o chiamateli come volete, non ha importanza, e un modo, con qualsiasi procedura, per collegare elementi del primo insieme e elementi del secondo. Quando chiarisco questo, ho definito una relazione. Esempio. La relazione che c'è tra l'insieme degli studenti della classe è l'insieme delle date di nascita del vostro anno. Studente X è nato nel giorno Y. Okay? Questa è una relazione tra persone e date. Oppure, ancora più semplice, lo studente X è nella posizione Y nell'elenco della classe, secondo l'ordinamento alfabetico. Quindi voi è assegnato un numero d'ordine. Quando c'è l'elenco dei studenti, quando venite all'inizio dell'anno, vedete come è fatta la classe, comparite in una certa posizione, con un numero d'ordine, persone, numeri. Ok? Abbiamo visto come si rappresenta il diagramma sagittale, diagramma cartesiano, tabella doppia entrata. Ok? Tutto chiaro fin qua. E poi abbiamo visto un caso particolare di relazioni sono le funzioni, che però riprenderemo a breve. Torniamo alle relazioni. Quindi, abbiamo visto che se l'elemento x sta in relazione con l'elemento y, scrivo x sta in relazione con y. La lettera R rappresenta la procedura per associare X a Y, che normalmente è una frase, cioè una proposizione aperta con due variabili, due incognite. Ok? A e B possono essere insiemi di natura qualsiasi, anche diversissima tra loro. D'accordo? Se, tutto chiaro? L'avevamo già visto però. Quando A e B sono lo stesso insieme, quindi la relazione collega elementi appartenenti allo stesso insieme, possiamo rappresentarla così, oppure ancora più semplicemente essendo allo stesso insieme fanno parte dello stesso tondo, si chiama relazione interna. Se metti in relazione elementi appartenenti allo stesso insieme. Questo particolare modo di legare gli elementi con una relazione interna prende anche il nome di grafo. È un modo per visualizzare una relazione interna. Ok? Esempio, se A della classe prima, allora definiamo una relazione da A in A nel seguente modo. Diciamo che X sta in relazione con Y se e solo se X X è vicino di banco di Y nell'aula che vi è stata assegnata. Questa è una relazione interna perché le grandezze che coinvolge fanno parte dello stesso insieme.
Okay? È un caso speciale di relazione. Quando nella frase che definisce la relazione gli elementi provengono dallo stesso insieme, entrambi appartengono ad A, parlo di relazione interna. Ok? Le relazioni interne hanno proprietà speciali che quelle non interne normalmente non hanno. Vediamo questa per esempio. Non serve che la riscrivo, non ve la ricordate. La relazione A senso con Y se A e Y sono vicini di banco. Allora, ogni volta che X sta in relazione con Y, con X e Y appartenenti allo stesso insieme A, in questo caso gli studenti della classe, allora anche Y sta in relazione con X. Se lo studente A è vicino di banco di B, allora anche B è vicino di banco di A. È chiaro? Quando questo succede, cioè se ogni volta che X sta in relazione con Y, allora anche Y sta in relazione con X, cioè posso scambiare i due, ok? La relazione si chiama simmetrica. Le relazioni simmetriche hanno, poniamo questo c'è il nostro insieme A, e per brevità che sia, anzi, questo potrebbe essere fuori di A. A, B e C indicano gli elementi dell'insieme, mentre X e Y sono i generici elementi di A. Okay. Vuol dire che A piccolo sta in relazione con B piccolo, se la relazione è simmetrica significa che vale anche la relazione che ottengo scambiando A e B. Ok? E dal punto di vista del diagramma cartesiano, io ho A, B, C, A, B, C, se A è vicino di banco di B, allora anche B è vicino di banco di A, se B è vicino di banco di C, anche C è vicino di banco di B. E vedete che i puntolini verdi, cioè le coppie che verificano la relazione, hanno una simmetria speculare rispetto alla bisettrice. Si rispecchiano. Se c'è la coppia AB c'è anche la coppia BA, se c'è la coppia BC c'è anche la coppia CB, se no non sarebbe simmetrica. Tutte le volte che X sta in relazione con Y vale anche l'inversa, X sta in relazione con X. Questo non significa che tutti stanno in relazione uno con l'altro, attenzione. Facciamo un altro esempio.
A è sempre l'insieme degli studenti. Del nostro istituto. Tutti gli studenti del liceo classico. Ok? Diciamo che x e y sono elementi di A e x sta in relazione con y se x frequenta la classe di x. Okay, x e y stanno nella stessa classe. Questa relazione è interna. Sì, no, non so. Avete tre possibilità. Sì. Sì. Perché? Perché entrambi fanno parte della terra. Tutta la terra perché ho scritto un insieme solo, quindi non potrebbe che essere interno. Ma comunque a parte questo, i cilindri provengono entrambi dallo stesso insieme. È interno. È simmetrica? Sì. Certo che lo è. Perché? Se x frequenta la classe di y, anche y frequenta la classe di x. Vale x sta in relazione con y, allora anche y sta in relazione con x. Ricordate la freccetta della implicazione logica. D'accordo? Domanda? Questa è simile. Prendiamo un altro esempio. Alto di x, se lo studente A è più alto dello studente B, se il numero 1 è più alto del numero 2, non può essere vero il contrario. In questo caso y non sta in relazione con x. Non è simmetrica. Che vale la frase contraria. Se voglio che y figuri per primo, devo dire y è più basso di x perché stia in relazione. Cioè devo cambiare la frase. Non posso semplicemente scambiare x e y e ottenere una frase vera. Se la prima è vera, la seconda in generale è falsa. Tutto chiaro? Questa relazione ha un'altra proprietà. Se y sta in relazione con y, con x diverso da y, allora y non sta in relazione con x. Cioè il fatto che x sia in relazione con x e y diversi, implica che y non stia in relazione con x, la relazione si chiama antisimmetrica. Thank you.
l'esempio di prima, l'esempio di una relazione interna antisimmetrica. Ok? Esercizio sulla lavagna. Potete vedere insieme A dato dalle lettere A, B, C e D. È una relazione definita da questo diagramma. Se ho una relazione definita in questo modo, questa è simmetrica o no? Non è detto che sia, attenzione, non è detto che se è simmetrica, se non è simmetrica, debba per forza essere anche simmetrica, e viceversa. Quindi vanno esaminate tutte e due. È simmetrica? Vox populi. Perché? Perché è simmetrica? La risposta è corretta, perché è simmetrica? Perché se in ogni coppia di elementi vengono scambiati, viene fuori la stessa coordinata. Attenzione, ricordatevi che il... Non è detto che tutte le coppie debbano essere in relazione. Ogni volta che una relazione funziona tra una coppia di elementi diversi, la relazione deve verificarsi anche se inverto i due. Quindi qui ho A che è in relazione con B e anche B sta in relazione con A. Questa è simmetrica. Ok? Supponete, è chiaro? Adesso la modifico, la cambio. Se la cambio in questo modo, la relazione è ancora simmetrica? Non lo è più. Perché C sta in relazione con A, ma non A con C. Questo puntolino manca. Se lo aggiungo, torna a essere simmetrica. Così com'è, non è simmetrica, è antisimmetrica. No. Perché? Perché è vero che se C è relazione con A, allora A non è relazione con C, come vuole la definizione di antisimmetria. Ma questa viene violata dalla coppia BA e AB. Il fatto che la coppia BA e AB siano entrambe che verificano la relazione fa sì che questa non è antisimmetrica, perché in questo caso l'antisimmetria viene meno. Il fatto che B sta in relazione con A, non è vero che A non sta in relazione con B e viceversa. Ergo, non è antisimmetrica.
lo sarebbe se cancellassi questa, adesso è antisimmetrica. Se funziona la coppia BA, non può funzionare la coppia AB. E questo è vero. Funziona CA, non funziona AC. Adesso è antisimmetrica. Prima non lo è. Se c'è anche questo punto, questa relazione non è né simmetrica né antisimmetrica. Ok? Non è che se non è una necessariamente l'altra e viceversa, la relazione può benissimo non essere né simmetrica né antisimmetrica. Ok? Tuttavia questa ha anche un'altra proprietà interessante. Vedete che ogni elemento dell'insieme sta in relazione con se stesso. Ci sono tutti i puntolini sulla diagonale. Quando questo accade, se ogni elemento dell'insieme sta in relazione con se stesso, la relazione si dice riflessiva. Qualunque elemento di A è tale che X sta in relazione con X, allora la relazione è riflessiva. Attenzione, questo deve essere qualunque elemento di A. Se ce n'è anche uno solo che non sta in relazione con se stesso, la relazione non è più riflessiva. Quando è riflessiva, sono verificate tutte le coppie che ottenete formando la diagonale. Se ne manca una, ciccia, non è più riflessiva. Attenzione. Se A è l'insieme dei numeri naturali, che suppongo conoscete già, 0, 1, 2, eccetera. E costruiamo la relazione con X e Y appartenenti ad A, X sta in relazione con Y, se e solo se X è multiplo di Y. È riflessiva? Ogni numero naturale è divisibile per se stesso. Se fosse riflessiva vorrebbe dire che x è multiplo di x, qualunque sia x naturale. Sì, no, non so. No. Che ha detto no? Certo, non è riflessiva perché lo 0 guasta la festa. Lo 0 non è divisibile per 0. 0 diviso 0 non si può fare. Ok? Quindi se A
contiene tutti i numeri naturali, 0 non è divisibile per 0. Ok? Siamo così. Più che molto diciamo è divisibile. X è divisibile per x solo se x non è 0. Se in n metto anche lo 0, tutti i numeri naturali verificano la relazione tranne lo 0. La relazione non è riflessiva, anche se ne manca solo uno. Tutti gli infiniti altri lo sono, ma lo 0 no. Diventa riflessiva se A è n a cui tolgo lo 0, considerando così n privato dello 0, allora diventa riflessiva. Lo 0 non c'è più. Posso fare 2 diviso 2, posso fare 3 diviso 3, ma non posso mai fare 0 diviso 3, non è un numero. Tutto chiaro? Altro esempio. Prendiamo A le lettere A piccolo, B piccolo, C piccolo. E la relazione con X e Y appartenente ad A, x sta in relazione con y se x segue y nell'ordinamento alfabetico. Quindi b sta in relazione con a, c sta in relazione con b e con a, d sta in relazione con c, con b e con a. Ok? Quindi se la rappresento A, B, C, D, A, B, C, D, abbiamo B sta in relazione con A, C con A con B, D con A, B e C. Questa relazione è riflessiva? No. No. Anzi, ha una proprietà molto diversa. Qualunque elemento io abbia in A, qualunque lettera io prenda, vale la proprietà che X non sta in relazione con se stesso. Per tutti gli elementi di A. Quando questo accade, che è anti-riflessiva. Ci mancano tutti i punti della diagonale. La diagonale che è qua, è vuota. Inoltre accade la proprietà A, non è solo antiriflessiva. Di quelle che abbiamo visto ovviamente. È anche antisimmetrica. Siccome funziona la coppia BA, non c'è la coppia AB. C'è la coppia CA, ma non c'è AC. C'è la coppia CB, ma non c'è BC, che sarebbe qui, okay. C'è DA, ma non c'è AD, c'è DB, ma non c'è BD, e c'è DC, ma non c'è
CD è antisimmetrica. Antisimmetrica, perché ogni volta che funziona una coppia XY, la coppia YX non c'è. Questa è anche un'altra proprietà importante, quindi ripeto, è antidiflessiva, antisimmetrica e in più, ricordiamoci che è il primo elemento in relazione con il secondo, se x segue y nell'ordinamento alfabetico. Nessuna lettera segue se stessa, quindi non è antidiflessiva. In più, la riscrivo qua, allora, x sta in relazione con y se x segue y. Quindi nel nostro caso praticamente A non sta in relazione con nessuno, B sta in relazione con A, C sta in relazione con B. E come stanno B e C tra di loro? Questo funziona o no? Ci segue A o no? Segue il che è successiva, sta dopo nell'elenco alfabetico. Sì. Attenzione, questo potrebbe essere comunque. Seguono significa che è immediatamente dopo, viene dopo nell'elenco alfabetico. Non è la successiva nell'elenco, ma viene dopo. Ok? Questo è vero. C è successiva di A nell'elenco alfabetico. I due elementi sono lo stesso. Quando ho tre elementi e il primo sta in relazione col secondo e il secondo sta in relazione con un terzo, allora se è vero che il primo sta in relazione col terzo, la relazione prende il nome di transitiva. Riscrivo se x, y e z sono elementi di A, se il fatto che x sta in relazione con y e y sta in relazione con z implica che x sia in relazione con z, allora la relazione si chiama transitiva. Una l'abbiamo già vista prima, all'interno della classe lo studente X è più alto dello studente Y. Se X è più alto di Y e Y è più alto di Z, allora anche X è più alto di Z. È transitiva. Invece la relazione all'interno della classe X è il giro di banco di Y, non è transitiva, perché X è vicino a Y e Y sta vicino a Z, X e Z non sono vicini di banco a una persona interposta.
quella non è. Come siamo? Quanto manca ancora? Due minuti. Qualche secondo. Allora ci fermiamo qua. Vi ho massacrato abbastanza. Thank you.